Al via la terza edizione UNICEF della staffetta dei diritti dei bambini che coinvolgerà diverse scuole di Napoli e provincia. Si tratta di un vero e proprio tour con protagonisti centinaia di studenti che si passeranno materialmente il testimone per incontrarsi e promuovere i loro diritti di città in città. Quest'anno la staffetta si intitola Diritti Salpiamo, rotta verso il futuro con e per i bambini e giovani, e sarà protagonista anche Ischia. La staffetta infatti dal 4 al 7 ottobre si terrà sul territorio isolano per poi fare tappa il giorno dopo a Pozzuoli. Sì, parte dall'isola d'Ischia perché l'isola d'Ischia da anni collabora con l'UNICEF, fa anche delle raccolte favolose per l'UNICEF, meritava di avere questo incontro e di cominciare con un'isola che è sempre stata amica dell'UNICEF e dei bambini. Siamo lieti di iniziare, iniziare questa staffetta da Ischia. Questo è un anno particolare perché si festeggia il 30° anno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e poiché il mare è stato teatro purtroppo di spiacevoli eventi quest'anno, abbiamo ritenuto veramente molto importante cominciare da Ischia questo percorso, quindi salpare da Ischia con la nave dei diritti e poi iniziare la staffetta che ci porterà il 20 novembre poi a San Giorgio a Cremano. È amico dell'UNICEF, il nostro comune, ma ormai è un rapporto, è un sodalizio che va avanti da molti anni. Tra l'altro una delle bandiere che esponiamo nella stanza del sindaco da anni è proprio quella là dell'UNICEF, perché c'è questo rapporto relativamente proprio alle attività. San Giorgio è scelta in 3 anni per la seconda volta come termine del percorso sui diritti dei bambini. È ovviamente una staffetta a cui noi teniamo molto. Madrina dell'evento, la giovane attrice della fiction Il Collegio, Marika Ferrarelli. Il mio obiettivo è approfittare del fatto che comunque sui social network sono molto conosciuta e quindi cercare di sensibilizzare le persone che mi seguono, non solo facendo vedere soltanto Marika come si trucca, Marika che fa, ma anche cercare di trasmettere dei messaggi positivi, di sensibilizzarli verso azioni positive e non soltanto verso azioni negative. Bisogna essere solidali con le persone, bisogna non sempre stare a criticare le altre persone, ma cercare di migliorare se stessi e poi forse cercare di dare qualche consiglio alle altre persone, ma non criticare.